Sono qui con il vlog numero non lo so, e questo è un vlog perché andrò al Cosmo, prof. Registro adesso che sono è l'una, inizio a registrare adesso, ma in realtà io sono partita alle 4:30 di notte, quindi domenica mattina, oggi è domenica 20. Appunto sono arrivata qui praticamente un quarto d'ora fa. Abbiamo fatto tutto il viaggio in pullman. È stato terribile, bruttissimo. Siamo finalmente arrivati in hotel. E l'hotel è un po' così, oddio, mi aspettavo di peggio, però diciamo che non è male, anche una bella vista sul mare. Bella, che poi vi faccio vedere. Quindi sono qui per vloggare questa esperienza del Cosmo, prof. Vi faccio vedere la stanza, almeno dall'interno. Questa è la porta d'ingresso dove ci sono i nostri giubbotti. Qui c'è lo specchio grande dove ci sono io. Ok, molto meglio. Quindi potete vedere il mio outfit da viaggio. Poi continuando qui abbiamo la TV, la scrivania. Continuando a girare da questo lato c'è il mio letto, perché io dormo da sola. E il letto delle mie due compagne di stanza. E poi andando verso la luce. Qui c'è l'armadio. Qui c'è una scrivania con 3000 asciugamani. Un altro specchio. E appunto in sottofondo lì vedete il bagno che vi mostro. Qui c'è il phon fantastico. Bellissimo, il phon più bello che io abbia mai visto. E questo è il bagno migliore che abbiamo. Perché le mie amiche sono state un po' più sfortunate. Abbiamo un lavandino, una doccia e i vari sanitari, no? Comunque sembra essere discretamente pulito, diciamo così. Siamo arrivati alla sera, sono le 9:30. Abbiamo finito da pochissimi minuti la cena. Come avrete visto, questo pomeriggio siamo stati a San Marino. La prima cosa che abbiamo visto è stata la mostra delle torture, ovvero appunto tutti gli strumenti di tortura, ma voi li avrete già visti. Poi abbiamo appunto fatto un giro per San Marino che è fantastica, è bellissima.
E niente, adesso siamo qui, la giornata è praticamente finita, siamo tutte stanchissime, quindi per questa serata non faremo niente di particolare, resteremo qui tra noi a giocare, a fare scemitudini. E io muoio in diretta. Quindi, anche se è un po' presto, vi saluto adesso. Ci vediamo domani, quindi in fiera, finalmente. Io non vedo l'ora, sono super 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 emozionata. Quindi, buonanotte e ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno a tutti! Oggi è finalmente lunedì, questo vuol dire che si va in fiera! Sto muovendo tutto, sto facendo il terremoto praticamente. Come vi ho fatto vedere nella clip precedente, vi ho registrato finalmente la vista camera, però purtroppo oggi c'è un tempo schifosissimo, nel senso che pioviggina, quindi è un po' bruttino, ieri era decisamente meglio. Quindi ora vi lascio una foto di com'era ieri, molto meglio. Quindi sono le 8:30, questo vuol dire che devo scendere perché tra poco dovremmo partire, di regola, anche se in realtà ci sono ancora molte mie amiche che stanno finendo la colazione, quindi non credo che partiremo proprio così, subito. Io sono super 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 emozionata. Non so se ci crederete, però è davvero così, questo per me è un sogno che si realizza, perché io sono anni e anni che voglio andare al Cosmo Prof, però non ci sono mai andata. E quindi è veramente un sogno. Questa notte abbiamo dormito un po' a cacchio, perché il letto è super duro, però vabbè, l'importante è che abbiamo dormito, io ora sono carica e sono pronta per andare a vedere tutti gli stand del mondo. Sì, sono pazza, lo so. E niente, quindi vi riprenderò la fiera, vi farò vedere un po' di fiera. Ci vediamo più tardi, ciao! Tutti i colori insieme, bello! Buonasera a tutti! Ci rivediamo nello stesso posto di ieri. Oggi però sono le 10:30 tipo, e questo vuol dire che non ho registrato praticamente niente, lo so, mi dispiace. Il fatto è che il Cosmo Prof è una fiera enorme, c'era un sacchissimo di gente e il tempo che abbiamo avuto a disposizione era poco, poiché siamo stati lì dalle 10:30 più o meno fino alle 4 del pomeriggio, quindi ho fatto le cose di frettissima. Però sono riuscita comunque a registrarvi qualche piccola clip di qualche azienda che ho trovato, ho fatto anche alcune foto, quindi almeno vi avrete visto quelle. E tra l'altro ho anche acquistato qualche cosetta, quindi poi magari vi farò anche la haul del, appunto, del Cosmo Prof. In realtà io a livello di campioncini ho avuto praticamente niente, ne ho avuti mi sa 4 di numero. Non so se è per colpa mia che comunque non mi affacciava a chiedere, ma comunque sui banchetti, ecco, degli stand, almeno io non ho trovato niente. Forse avevano già finito tutto, forse non lo so, forse appunto ero io che non chiedevo e quindi non ho avuto praticamente niente. Ho fatto degli acquisti dalla NYX,
spoiler, e poi altri acquisti appunto che vedrete. Niente, appunto sono le 10:30, le mie compagne di classe di stanza vogliono vedere l'Isola dei Famosi, quindi stasera mi tocca l'Isola dei Famosi. Se a voi piace, fatevene una ragione, ma a me non piace, mi dispiace, non ho gli stessi gusti vostri. Quindi diciamo che io il vlog lo finisco qui, perché tanto la giornata di domani sarà tutta in pullman, poiché partiamo alle 9 con il pullman e arriviamo a casa alle 6-7 di sera all'incirca. Quindi non è il caso di riprendervela, perché tanto sarà noioso anche per me, quindi figuratevi per voi. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, lasciatemi un like. Mi è dispiaciuto un sacco, tra l'altro questo lo dico adesso ma sicuramente lo ripeterò, non trovare né Cleo Toms né Mr. Daniel allo stand NYX, poiché si erano pubblicizzati dicendo saremo allo stand NYX anche lunedì, dalle ore 11, tra l'altro io non l'avevo letto l'orario. Io sono andata allo stand NYX alle 2 di pomeriggio e non c'era più nessuno, e sono rimasta un po' delusa perché ci tenevo tanto a incontrarli. Alla fine non so quando mi può ricapitare una situazione del genere, però vabbè, pazienza. Detto questo, ora vi saluto per davvero, ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando iscrivetevi. Se avete qualche domanda magari scrivetemela qui sotto. E quindi niente, l'ho ridetto, ci vediamo al prossimo video, sì. Ma io sto praticamente dormendo, infatti sono stanca, guardate che occhiaie fantastiche. Belle. Sì, sono proprio stanca. Ok, no, non so come chiudere, sto divagando, perché non so come chiudere. Quindi ciao!